Chiedo per un amico, devo domandarlo, poi magari potrete rispondermi voi. Ci voleva tanto? Era così difficile? Allora, io avevo chiesto una e una sola cosa questa sera alla Juventus nel pre-partita, e cioè convinzione, voglia di giocare a calcio, che dovessero dimostrarmi, dovevano dimostrarmi, che avevano voglia di uscire dal momento di crisi, che il ritiro stava contando. E che se lo meritavano il ritiro punitivo. Io questa sera non ho niente da recriminare alla Juventus, anzi, se proprio dobbiamo mettere i puntini sulle i, perché è giusto nel processo di crescita cercare di sottolineare tutte le cose che non vanno, secondo me la cosa più negativa di stasera, oltre ai gol che abbiamo sbagliato e tanti gol che non siamo riusciti a concretizzare, i gol che abbiamo subito al 92esimo minuto di gioco. Ecco, questa è l'unica cosa che mi sento di dire non andare bene. Qui sotto in descrizione c'è il link per scaricare OneFootball, signori. Scaricate OneFootball sui vostri cellulari, perché potrete andare a leggere statistiche interessanti come questa. 58% di possesso palla, 26 tiri totali, di cui 11 nello specchio della porta. Questa sera abbiamo veramente preso le nostre statistiche solite di riferimento, le abbiamo stracciate e le abbiamo riaggiornate. Ne parlavo oggi. Ok, scaricate OneFootball, il link è in descrizione. Ne parlavo oggi sul canale di Paolo Dybala e vi chiedevo: Paolo Dybala quanto impatta sulla Juventus? E vi dicevo tantissimo, perché Dybala sta facendo veramente una stagione ad alti livelli. Chi ha visto il video di oggi su YouTube non è sorpreso né meravigliato di quello che abbiamo visto stasera. Un Dybala che costruiva calcio, che veramente generava lui da solo, con i suoi piedi, con la sua fantasia, con le sue giocate, delle azioni pericolosissime e che tante volte non riusciamo a concretizzare, ma mica per colpa sua o per sfortuna, come il terzo palo di fila in tre partite, ma ancora una volta questo succede, oppure proprio perché i suoi compagni non erano bravi, non riuscivano poi a buttare dentro il pallone dopo la bellissima giocata di Dybala. Io sono contento, io stasera sono contento, poi al di là della voglia, che aperta e chiusa parentesi, questo mettetevelo però in testa, lì davanti, la partita di stasera deve essere il primo punto di partenza, non il punto di arrivo, Non si è arrivati da nessuna parte ed è quello che vi dico da un po' di tempo a questa parte. Il campionato non è finito. È inutile che la gente mi continui a dire è finito ottobre, è finito novembre. È finito ottobre-novembre per lo scudetto. Basta, mettiamocelo via. Ma il campionato non è finito, perché se vogliamo arrivare nelle prime quattro, bisogna spingere, e bisogna andare, e bisogna correre, e bisogna crederci. Stasera, al di là della voglia, dello spirito, del gruppo, del sacrificio, di quello che volete, della corsa, stasera c'è stata la Juventus che ha giocato a calcio. Stasera ho visto anche delle azioni di prima. Stasera abbiamo costruito non solo in ripartenza. Stasera è andato tutto. Poi, demeriti dello Zenit? Frega niente. Meriti nostri. Stasera portiamoci a casa i meriti nostri. Ma ribadisco, non è il punto di arrivo, è il punto di partenza. Non dimentichiamocelo, in campionato siamo più vicini all'ultima posizione rispetto che alla prima. Poi stasera abbiamo veramente visto Dybala e Chiesa fare robe spettacolari. Un piccolo appunto sul calcio di rigore, ho detto anche in live, il 90% dei rigori sarebbero da ribattere, secondo me, nella storia del calcio. Perché sempre uno entra in area. A me non fa impazzire quando fanno ribattere i calci di rigore. E lo dico questa sera che il calcio di rigore l'hanno ribattuto per farmi, tra virgolette, un favore. Poi da regolamento andava ribattuto, sì, questo è vero, però io trovo assurdo che non ci sia una regola che vada a punire con il cartellino giallo un giocatore della squadra avversaria che va a creare il rigore ripetuto. Perché io sono sicuro che se l'arbitro inizia a tirare fuori i cartellini gialli ai giocatori che vanno in area per far ribattere il rigore o per cercare di generare un vantaggio, probabilmente non è più il 90% dei rigori che vanno ribattuti, ma inizia a essere il 40, il 30. Quindi un bel cortocircuito del regolamento. Tutte le volte che fanno ribattere un rigore ci rimango sempre male, perché davvero, bene o male, tutti i rigori andrebbero ribattuti. E lo dico stasera, in cui me lo porto a casa io, il rigore che poi con la ribattuta ha creato il vantaggio del 2-1 della Juve. Quando ha iniziato a giocare da soli Dybala e Chiesa, ragazzi, io mi sono esaltato. Mi sono esaltato perché sono due giocatori con un livello veramente assurdo rispetto a tanti altri. E poi c'è stato il lancio di Locatelli sull'azione di Chiesa, doveva crearsi il calcio rigore. C'è stato un de Ligt immenso e c'è stata la sfortuna, di questo dobbiamo parlare.
del gol che poi per forza di cose ha rimesso lo Zenit in partita, cioè l'autogol di Bonucci del primo tempo, perché sfortuna è stata. Lo Zenit poi inizia a tirare in porta, lo fa praticamente tutto nella stessa fascia oraria, in 4-5 minuti tira in porta tre volte e poi per il resto non c'è in campo, c'è troppa Juve per questo Zenit. Ma basti pensare a due settimane fa, la partita che abbiamo fatto in Russia e la partita che abbiamo fatto oggi, non sembra neanche di aver visto giocare la stessa squadra, anche la partita col Sassuolo, la partita con l'Hellas. Per non parlare della partita con la Roma, della partita con l'Inter, la partita col Toro, non ci metto quella col Chelsea perché quell'1-0 col Chelsea a me va bene, mi va benissimo, lo so che siamo inferiori al Chelsea, che ci vuoi fare al Chelsea di più? Adesso vedremo a Stamford Bridge tra non so neanche quanto tempo, tra 2-3 settimane che cosa saremo in grado di fare, ma intanto siamo passati, siamo agli ottavi, ci andiamo a giocare direttamente col Chelsea il primo posto nel girone, poi vediamo quello che sarà. Io sono contento, già oggi abbiamo messo un piccolo tassello nella stagione, perché uno degli obiettivi stagionali è arrivare agli ottavi di finale di Champions, e ci siamo. Per arrivare anche ai quarti bisogna provare ad arrivare ai primi nel girone e poi battere la squadra che va a estrarre. Ed è da anni a questa parte che le squadre che andiamo ad estrarre le sottovalutiamo, perché diciamo sono più scarse di noi, l'Ajax, il Porto, il Lione. Adesso vediamo, perché Ajax, Porto e Lione sono anche Empoli e la Sverone Sassuolo, squadre che non siamo più abituati a prendere in seria considerazione, perché siamo abituati a ripeterci la filastrocca della Juventus negli ultimi 10 anni, ha vinto 9 volte. Game over, nuovo gioco, reset, mettiamo tutto da parte. Perché adesso siamo una squadra a metà classifica e dobbiamo giocare con la consapevolezza di dover recuperare punti, perché oggi meritiamo di essere a metà classifica, perché non abbiamo mai fatto quello che abbiamo fatto stasera. Se la Juventus avesse messo metà della voglia in tutte le partite che sono state disputate come nella partita di stasera, io ve lo giuro, ve lo assicuro, non saremmo in quella posizione di classifica lì. Poi ci sono ancora dei limiti, ve lo confermo, ve lo ribadisco, ve lo ridico, stasera Alessandro non mi è piaciuto. Murata a parte il gol, ancora tante cose le ha sbagliate. Un McKennie che sta ancora crescendo di condizione, forse McKennie Locatelli nel centrocampo a 2, in quella mediana a 2, sono davvero i due che devono giocare titolari. Mi è sembrato di vedere un po' di costruzione di Milan, con questi due mediani, uno più avanti, uno più indietro, con Locatelli che costruisce gioco e McKennie che si propone in avanti. McKennie che rispetto al McKennie delle prime partite è un altro giocatore. E anche da qua passa, dalla testa, dalla consapevolezza di essere giocatore da Juventus e che non si deve mollare un centimetro. Poi io su Paolo Dybala veramente non ho finito gli aggettivi, perché, ribadisco, è l'unico giocatore in grado di crearci qualcosa là davanti. Se togliamo Federico Chiesa, se li mettiamo insieme, poi diventa qualcosa di assurdo. Importante stasera vedere come Cuadrado non sia mai entrato in campo e nemmeno dal primo minuto non è stato schierato titolare, quindi un segnale che Allegri ci sta dando. Forse anche importante sottolineare come in Champions League, dopo che abbiamo preso il primo gol, appunto autogol di Bonucci, il secondo perché siamo dei polli, alla fine pensavamo che fosse già finita la partita, abbiamo anche marcato male, ma in Champions League stiamo andando alla grande, ragazzi, 4 partite, 12 punti, 9 gol segnati, soltanto 2 subiti, e proprio questa sera. E vedere questi dati della Champions, vedere i dati della Serie A, ti chiedi, ma ci hanno preso per il culo fino adesso? Non ne avevano voglia? Vogliono giocare solo quando gli pare a loro? Non capisco. E ora, sabato con la Fiorentina, guai a Dio se non mi mettete in campo. No, non dico la stessa roba di stasera, perché stasera siamo veramente andati oltre l'imprevedibile. Ma un circa! Veramente guai a voi!